Eccellenza, una sua presenza nella Val Gandino che non è, diciamo, ormai è di casa. Lei è qui oggi per concelebrare insieme a tutti i preti del vicariato, ma anche quelli che sono stati qua a Gandino a celebrare questo importante triduo. Che significato ha il triduo ai giorni nostri? Io credo che ne abbia forse uno più grande di quello che i nostri vecchi avevano in testa quando hanno inventato, diciamo, questa forma di devozione che sono i tridu. E perché dico di più? Perché oggi di morte non se ne parla più. È un discorso che sembra fuori, non è più politicamente corretto, come si dice. Ma intanto si muore. E che succede dei nostri morti? Ecco che allora questa ripresa, in termini anche di festa di un ricordo di suffragio, ma connotato sotto l'impressione, a Gandino poi basterebbe pensare al grande apparato dell'altare, la raggia. E beh, cosa vuol dire? Vuol dire che i nostri vecchi capivano che anche la morte, che è sempre un dramma, va configurata nella logica della fede. E allora ecco perché credo che sia una gran bella cosa per tutti, anche per i vescovi e per i preti, essere attenti a queste tradizioni del passato. Il fatto di riunire sotto un unico tetto, un'unica chiesa, tutti i preti che hanno fatto parte della Val Gandino, anche per il popolo, credo che sia invito appunto a partecipare a questa celebrazione. Questa poi è anche una bellissima cosa che forse non si poteva fare quando gli spostamenti erano evidentemente molto diversi di adesso. Ma io credo che sia una gran bella cosa anche come testimonianza, perché vescovi e preti devono dare l'esempio anche di fede, di devozione, di ricordo dei nostri morti e di incoraggiamento a non perdere questa bella tradizione.